Buonasera, bentornati all'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine e con Ager Campanus Editori. Questa sera tratteremo un argomento che sta particolarmente a cuore a me, ma a moltissimi napoletani. Parleremo della storia dei Borbone. Prima di presentare gli ospiti in studio, la dottoressa Menditto già inquadrata insieme a me, volevo pregare la regia di mandare il contributo solidale. Vai regia. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, fai anche tu una piccola donazione di 8 euro, vieni a ritirare il tuo panettone presso la sede della Fondazione Maria Guarino Amorollus, sita in Pozzuoli, via Pendio San Giuseppe numero 1 o presso i nostri punti ozono sparsi in tutta Italia. Aiutaci ad aiutarti, con soli 8 euro inizieremo una ricerca su cannabis, ossigeno, ozono, melatonina nel tumore del pancreas. Dai una speranza a chi oggi non ce l'ha. www.amorollus.com Perfetto, noi seguiamo e sosteniamo da sempre la Fondazione Maria Guarino Amorollus, una fondazione che cura e fa ricerca sul cancro, glioblastoma, in collaborazione con l'Università dell'Aquila e adesso questo nuovo canale, ricerca sul tumore del pancreas. Quindi passiamo a presentare gli ospiti in studio, la dottoressa Menditto, psicologa e psicoterapeuta, nostra ormai consulente abituale. Buonasera. Partiamo dalla nostra destra, presentiamo immediatamente il dottor Gian Andrea De Antonellis, storico e saggista. Salutiamo, diamo il Buonasera. benvenuto a Roberto Mauriello, storico militare, docente Università Europea di Roma. Buonasera, ex docente. Ex docente, attualmente, non glielo diciamo ancora, attualmente cosa fa? Invece alla mia sinistra Lorenzo Terzi, archivista di Stato, giusto? Buonasera, sì, giusto. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, Nicola Di Frenna, addetto alla sicurezza. Poi Buonasera. mi chiederete che c'entra la sicurezza e la psicologa con la storia di Borboni, ma questa è un'altra storia. Ci arriviamo fra poco. Passiamo immediatamente alle prime domande. Questo è un paese che chiaramente lo sappiamo tutti quanti, è diviso proprio nel suo DNA. Se qui da noi ci dividiamo anche per tifoserie calcistiche fra città e città, da altre parti si dividono anche fra contrade, quindi siamo alla scomposizione dell'atomo. Un tempo di Antonellis non era così. Sì, diciamo che quella che viene chiamata Italia meridionale ha storicamente una lunga storia di unità politica che risale all'alto Medioevo. Se vogliamo, potremmo partire addirittura dall'epoca dei Longobardi, col Ducato di Benevento. Dopodiché, comunque, con la conquista del regno da parte dei Normanni, quindi con l'XI secolo, noi riusciamo ad avere una unità territoriale che continua ad essere tale per vari secoli, fino al 1860. Quindi abbiamo una unità che, perlomeno per quanto riguarda il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, io preferisco tenere distinte le due denominazioni da quella di Regno delle Due Sicilie, ha una lunga storia, cosa che non capita invece nel resto d'Italia. Noi parliamo di regno borbonico. Va bene così per lei? No, Sì, il regno borbonico è il regno che nasce io nel. dicevo regno borbonico perché voglio, a proposito di questo, voglio chiedere,
l'altro contributo alla regia, perché voglio capire questo regno straordinario che ha fatto delle cose eccellenti, quanti napoletani oggi lo conoscono? Contributo regia. Buongiorno amici e amiche, stamattina stiamo facendo un'indagine demoscopica, stiamo cercando di capire se i napoletani e quanti napoletani, abbracciando diverse generazioni ma anche qualche straniero, conoscono la storia di Napoli, e quindi partiamo proprio dal Regno delle Due Sicilie, stiamo chiedendo se sanno chi sono, chi erano e chi sono stati i Borbone. Seguite il servizio. Posso farvi una domanda di storia molto facile? Chi erano i Borbone? Sono stati i dominatori di Napoli. Dominatori? Sì, il regno di delle due Sicilie, sì. Carlo di Borbone. Va benissimo, grazie, buona passeggiata. È una ermanita della Catalogna. Una pregunta. Io non parlo bene l'italiano. Io non parlo bene spagnolo, disculpa. La pregunta è molto semplice, la domanda è molto semplice. Chi erano los Borbones? Reyes. Des? Una famiglia di reyes di Italia e di Spagna. Il regno de... del regno di Spagna. Delle due. E delle due Sicilie, claro. Che carino. Guardate questa nostra sorella, ermanita sorella catalana, conosce la storia mejor dei muy napoletani. La domanda è facile, chi di voi sa dirmi chi erano i Borbone? Una famiglia spagnola che governava Napoli. Regno delle Due Sicilie? Sì. Sì. Regno di Napoli e delle Sicilie. Quanti anni avete? 15. 14. Secondo il liceo. Siamo. Siete piccini, però suggerimento, prendete i libri di storia. Perché questo no, serve per arrivare ai giorni nostri, farvi capire perché siamo qua, perché esistiamo ancora e grazie a chi non siamo quelli che dovremmo essere. Chi erano i Borbone? I Borbone attualmente in Italia, pochi sanno che l'Italia, prima dell'unione di Cavour con Garibaldi che fecero quella famosa stretta di mano, noi del Regno delle Due Sicilie, Napoli, collegato con Palermo, perché il re andava anche a Palermo e veniva, e come infatti fece anche costruire la prima ferrovia, il tratto in Italia, Napoli-Portici, per la volontà del re, perché là c'aveva i suoi cavalli. Quindi sai la storia, abbiamo scoperto. Vabbè, che la conosci. Io sono un napoletano dei quartieri, per cui sono nato sulla piazza, Borgo Santa Lucia, Casteldell'Ovo, Borgo Marinaro. Anche se non sono acculturato, mi sono acculturato. Questa è una bella cosa, questa è una bella cosa, perché abbiamo intervistato anche dei ragazzi diplomati che veramente non sapevano la storia. Però poi lui che rappresenta quella napoletanità genuina sa da dove viene. Mi sa dire chi erano i Borbone? Quelli che determinarono il regno delle Due Sicilie. È successo che quel fetente di Garibaldi, per unire l'Italia, praticamente ci tolsero il regno delle Due Sicilie, e praticamente alla fine ci hanno impoverito, si sono presi tutto, noi si è capovolto la situazione, tutte le industrie sono andate a nord, tutti i nostri soldi, i tesori che aveva il regno delle Sicilie si sono presi tutti quanti a nord. Lei ha un accento milanese. Infatti. In cosa ti sei laureato? Dimmi. Facoltà di Scienze Motorie Partenope a Napoli. Ah, bravissimo, complimenti. Quindi abbiamo, ragazzi, un nuovo dottore con una specializzazione anche molto importante, al quale dobbiamo fare un ulteriore esame stamattina per confermare la tua laurea. Ah, ok. Sentiamo chi, domani. Chi erano i Borbone? Chi erano i Borbone? Era una famiglia importante di Napoli. Regnava il regno di Napoli. Il regno di Napoli e le Due Sicilie. Confermiamo, sì. L'attestato di laurea, va benissimo, dottore, in bocca al lupo per il futuro. Crepi. Ciao, grazie. Chi erano i Borbone? Andiamo, tagliamo questa scena, ti prego. Chi erano i Borbone? Non lo so. Lei non è italiano? No, non sono italiano. Di dov'è?
Sono sloveno. Abbiamo chiesto un pochino in giro ai napoletani, ma anche a qualche straniero, a qualche italiano, se conoscevano o se conoscessero la storia di Borbone, del Regno di Napoli e delle due Sicilie. I più lo sentirete o l'avrete già sentito se avete visto il nostro video, dalle immagini e dalle interviste. A telecamere spente moltissimi conoscevano la storia, chiaramente divertente, non veritiera, dei re di Napoli. Carlo V che sta dicendo chi ha fatto la pipì per terra, loro hanno detto chi ha pisciato, che è volgare, per terra, mentre invece Carlo III, molto snob come potete vedere dalle immagini, risponde: io non lo so, io non lo so. Mentre invece Gioacchino Murat, che è sempre stato un po' guascone, se ne assume la responsabilità: sono stato io, guardate. E l'ultimo che hanno coperto, sapete cosa fa? Con la sciabola sguainata, che non riuscite a vedere a causa dell'impalcatura, gli dice: adesso ti taglio il pipino. Non si può dire pisello in TV. E con questa meravigliosa, ma anche un pochino stupidissima storia, chiudiamo questo simpatico servizio, che voleva essere di storia, ma poi alla fine abbiamo visto che moltissimi sono i bocciati, qualcuno rimandato a settembre, tantissimi altri devono veramente cominciare a studiare la vera storia del Regno di Napoli. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano e Massimo Pacilio. Ed eccoci qua di nuovo in studio. Roberto Mauriello, servizio gradevole, simpatico, però che denota una certa, non voglio dire ignoranza perché potrebbe apparire, come dire, offensivo, un enorme distacco dalle radici, dalla storia, dalla cultura da dove proveniamo. Si chiama destrutturazione. È un concetto che è stato coniato sicuramente in Unione Sovietica per distruggere la personalità, il passato, gli aggregati, gli insiemi individuali da parte dei regimi comunisti, ma si può dire che i nostri regimi liberali forse hanno lavorato, anzi dal servizio che si vede hanno lavorato sicuramente meglio. Destrutturare una società che pure ha avuto un'identità più che millenaria, mi rifaccio a quello che diceva De Antonellis prima, un regno che è durato 750 anni, ma che già prima della dominazione romana, sotto il re Agatocle di Siracusa, l'Italia meridionale, per la sua peculiarità, andava assumendo già una propria definita identità che era molto ben diversa da quella delle altre zone d'Italia. Destrutturazione preoccupante perché appartiene soprattutto al mondo scolarizzato, come abbiamo potuto vedere. Una strutturazione quindi molto preoccupante. E su questo ci torniamo. Invece io volevo chiedere a Lorenzo Terzi, è stato trovato da poco un documento molto molto importante, e non so se sia conservato nell'archivio storico di Napoli, Ferdinando IV lavò i piedi ai poveri, un documento veramente rarissimo che denota e racconta l'umiltà di questa casata. Sì, in effetti un gesto del genere è una cosa che appartiene da re, ma anche da uomo legato alla religione, da cattolico vero, perché in realtà il rito della lavanda dei piedi è un rito che serve appunto nella liturgia cattolica a fare una professione di umiltà e serve a ricordarci appunto che siamo tutti figli di Dio. È un po' una versione sacra di quello che la livella, diciamo così, è in ambito profano. Quindi sicuramente è un gesto che denota una regalità che è la stessa regalità che si riallaccia a quella di Gesù Cristo, perché nel momento in cui Gesù Cristo nell'ultima cena
raccontano i Vangeli, prima di istituire l'Eucaristia lava i piedi ai discepoli, Pietro si ribella, dice tu sei appunto sei il capo, diciamo così, sei il nostro maestro, io non permetto che tu mi lavi i piedi. E Gesù risponde se non ti farai lavare i piedi da me non avrai parte nel mio regno. Quindi questa regalità che è anche servizio è un bel precedente a cui evidentemente, stando a questo documento, Ferdinando IV si è attenuto. Perfetto. Interrompiamo un attimo questo aspetto storico sul quale torneremo immediatamente. Io voglio presentare Nicola di Frenna. Nicola di Frenna è un personaggio straordinario e uno che si sente patriota, come lui stesso ama definirsi, nel DNA legatissimo alla casata dei Borboni, però poi dopo chiederò al dottore De Antonellis le differenze, perché anche in questo ci stanno delle differenze. Nicola di Frenna stasera è qua, chiedo il contributo della regia, mentre io gli chiedo questa cosa, di mandare il contributo perfetto. Nicola di Frenna è qua perché il mese di settembre, se non ricordo male, è venuto Don Pedro di Spagna, discendente diretto, a Napoli, e se non sbaglio è venuto per la sola seconda volta. Nicola lo ha seguito come un'ombra ovunque, perché lui è un addetto alla sicurezza, e per lo straordinario servizio mosso più da uno spirito di passione che di servizio, appunto, scusate lo scontro di parole, è stato addirittura premiato. Nicola, se metti a favore di camera la targa che ti è stata data, che è motivo di orgoglio, la puoi sollevare un pochino, eccola qua, è motivo di orgoglio che ti è stata data, poi sei stato definito addirittura ermanito, quindi fratellino. Sì. Da Don Pedro. Sì, sì. Come è andata? Brevemente. Bene, con Don Pietro è andata bene. Grande soddisfazione, logicamente, personale. Ti sei anche commosso, se non ricordo male. Hai voglia. Grande emozione stare a fianco di un personaggio molto importante, a me molto caro, e per la città di Napoli, logicamente, che segue tutte le vicende della famiglia. C'è un'immagine importantissima che riporta... Sì. Orgoglio, diciamo, patrio per chi è legato alla storia come lo sei. Io do del tu a Nicola perché lo conosco da un po' di tempo, lo posso dire tranquillamente, quindi mi permetto di dare del tu. Televisivamente ci diamo sempre del lei, è una norma obbligatoria. Dottoressa Menditto, abbiamo parlato di radici, abbiamo parlato di forte legame nel periodo post-unitario, perché fino al 1860 da Napoli non se ne andava nessuno, anzi erano altri a migrare verso Napoli e tutto quello che oggi è considerato e detto il Meridione. In quegli anni il Meridione era una fucina di idee, prima ferrovia, prima lavatrice, non voglio dire primo bidet perché in televisione non si può dire, è volgare, primo ponte sospeso, prima illuminazione stradale, prima raccolta differenziata, primo sistema progetto di case antisismiche. Quindi c'era un forte fermento e un forte sentimento patrio. Oggi il napoletano è cambiato moltissimo da quei napoletani. Cos'è successo nella psiche? È una domanda complessa, però da lei mi aspetto, lei è bravissima, una risposta semplice. Cos'è cambiata? È cambiato nella psiche dei napoletani. Noi possiamo tranquillamente agganciarci a quello che diceva il professore, la correlazione che c'è tra la memoria e l'identità delle persone. Un essere umano che perde la memoria perde anche inevitabilmente la propria identità. Nel momento in cui si perde la memoria si disperde la persona e paradossalmente cessa anche di esistere. La stessa cosa può avvenire nella memoria sociale e quindi nell'identità di una società.
quindi è necessario, per non perdere la propria identità sociale, non perdere la propria memoria sociale. Ed ecco che i ruoli, per esempio, di questo incontro nel ricordare quello che eravamo è una cosa necessaria per non perdere quello che eravamo e diventare quello che possiamo essere. Perfetto. Quindi ritorno dal dottore De Antonellis. Lo Trovatore, e anche qua abbiamo un contributo, un libro straordinario, però ricco di figure altrettanto straordinarie, ma anche controverse. Una di queste che mi ha colpito molto, leggendo, non sono riuscito a leggere tutto, ma qualche pagina, Francesco Proto, definito tra l'altro l'ultimo dei napoletani. Chi era Francesco Proto? Sì, potremmo definire il Duca di Maddaloni, Francesco Proto Carafa, il primo dei pentiti della Nuova Italia, dell'Italia appena nata. È un pentito nel senso che era un liberale, era stato già nel 1848 membro della Camera e poi diventa nuovamente deputato nel 1861, quando la Camera è ancora a Torino. Si rende conto, appunto, perciò lo definisco pentito, che l'Italia che lui voleva venisse realizzata, venisse unificata, anche se in maniera diversa, è stata fatta male, perlomeno, e che praticamente non c'è stata un'unificazione, come dice lui, bensì un'annessione. Per questo motivo scrive una importante denuncia che vuole presentare al Parlamento, una mozione che gli viene censurata e addirittura viene costretto a dare le dimissioni. Perché è legato in qualche modo a questo libro? Perché questa denuncia che lui fa dimostra che c'erano persone intellettuali come lui, politici che avevano sposato l'idea dell'italianità, che si rendono conto come la realizzazione fatta dal Piemonte sia stata fatta in maniera del tutto sbagliata, con una imposizione che porta appunto a un'annessione e non a una vera e propria unificazione. Lui nel 1947 addirittura partecipa a dei moti, a una manifestazione anche molto forte contro Ferdinando II di Borbone, proprio perché chiedeva questa svolta liberale. In quel caso addirittura viene arrestato. Sì, perciò lui era un convinto liberale, e un liberale potremmo dire sincero, tanto sincero da chiedere scusa poi, cioè da denunciare ufficialmente tutte le violenze che durante il periodo 1860-61 sono state fatte. E lui è la prima persona a parlare delle carcerazioni dei soldati borbonici che avevano semplicemente servito il proprio re fino all'ultimo, e parla dell'imposizione della burocrazia piemontese a Napoli. Ed è interessante pensare che possa essere lui il personaggio del Duca che nel romanzo che lei ha citato, che è del 1874, Ernesto Disingannato, e che parla non di un nobile bensì di una persona semplice ancorché molto intelligente. Fa vedere in questo romanzo la preparazione del risorgimento attraverso dell'unità d'Italia, meglio attraverso la corruzione dei quadri politici, dei quadri burocratici e degli altri gradi dell'esercito. Ci ritorniamo su questo personaggio veramente doppiamente, a mio avviso, controverso. E al docente di storia militare voglio che mi aiuti in un'operazione. Noi dobbiamo assolutamente smontare questo falso storico creato per ridicolizzare i Borbone, Facit Amuina. La stampa di allora, come oggi, è spesso pronta per attaccare il governo, il governante di turno, se non gli sta bene.
Facita Muina doveva essere uno slogan della Marina Borbonica, nel senso che bisognava scambiare i ruoli sulle navi quando ancora vi era la propulsione a veli. In realtà, ma come ti dicono che non era vero? No, non assolutamente non era vero, tanto è vero che la neocostituita Regia Marina italiana, che è stata il fiore all'occhiello delle forze armate dell'Italia Unita, quindi si è distinta particolarmente nella guerra italo-turca e poi nella prima e nella seconda guerra mondiale, ha ripreso gli ordinamenti di quella che fu la Real Marina Borbonica, mentre l'esercito italiano, che ha collezionato più che altro fiaschi militari, ha ricalcato quello piemontese. Quindi il Facita Muina non esiste assolutamente, esistevano degli ufficiali invece molto ben preparati, la flotta borbonica o la Reale Armata. Che fu l'artefice poi non nella flotta borbonica, ma accadde nella flotta italiana, quella Savoia. Sì, ma comunque questo fatto realmente accaduto. Ma comunque il fatto è questo, che la Real Flotta, la Real Armata di Mare, come si chiamava in realtà, fu la prima e unica flotta degli stati preunitari a fare delle navigazioni oceaniche, cioè la prima e unica a uscire dal Mediterraneo. La corvetta Urania fece dei viaggi di esercitazione toccando i porti sia del Nord America che del Sud America, ma soprattutto ci fu la spedizione per accompagnare una principessa reale che andava in sposa a Don Pedro, imperatore del Brasile. Quindi la prima flotta che effettuò delle navigazioni transatlantiche, agli ordini del contrammiraglio barone Raffaele Ricosa. Quindi una flotta preparata, e si pensò bene di copiarne gli ordinamenti. Lo stesso Carlo Peglion, conte di Persano, lo sconfitto della battaglia di Lissa, comandante della flotta piemontese e poi della flotta dell'Italia Unita, venne a studiare comunque a Napoli strategia e tattica navale. Quindi assolutamente queste ridicole favolette raccontate dal Risorgimento, come lo apprendiamo sui libri di scuola, lasciano il tempo che trovano, insomma. Allora, va bene così, Renzo, un giovane che vuole cimentarsi, vuole cominciare, casomai seguendoci o sentendo le cose che stiamo dicendo, domani vuole andare nell'archivio storico di Napoli per cominciare una ricerca documentale. Quale consiglio puoi dare? Ma io, da buon archivista, farò la parte del guastafeste e dell'antipatico, che mi riesce anche abbastanza bene. E quindi dirò che innanzitutto deve fare una buona ricerca bibliografica, perché altrimenti è perfettamente inutile che venga in archivio. Un po' troppe volte, devo dirlo, anche in ambito, diciamo così, revisionista, esce fuori questo slogan: andate in archivio, venite in archivio con me, eccetera, eccetera, e come invito a trovare chissà che cosa. Non si può andare in archivio, in realtà, se non si ha innanzitutto una sufficiente preparazione che riguardi almeno la tecnica di ricerca, e quindi senza conoscere l'argomento da un punto di vista bibliografico, non fosse altro per non ripetere poi inutilmente una ricerca che magari già è stata fatta e che è stata esaurita all'interno di un libro piuttosto che di un articolo, di un saggio. Quindi innanzitutto questo. Poi, per il resto, nel momento in cui un giovane avrà fatto questo, troverà i modesti funzionari archivisti come me e come tanti miei colleghi assai più bravi di me, che potranno senz'altro guidarlo in questa ricerca attraverso i vari fondi dell'Archivio di Stato di Napoli. Archivio di Stato che, mi piace ricordarlo, è stato creato innanzitutto da Gioacchino Napoleone nel 1808, ma poi, peraltro riprendendo dei precedenti anche borbonici, settecenteschi, poi è stato implementato però ed è stato sottoposto a una legislazione di mirabile equilibrio da parte di Ferdinando I, quarto, poi diventato primo delle due Sicilie, nel 1818. Tant'è vero che quest'anno ricorre il bicentenario della legge organica sugli archivi, che regolò l'organizzazione dell'archivio, del grande archivio del Regno, cioè dell'attuale Archivio di Stato, e di tutti gli archivi provinciali,
Questa era una peculiarità del regno delle due Sicilie, prima della parte continentale e poi della Sicilia, cioè quello di avere una rete archivistica di tutto rispetto, di cui ricorre appunto il bicentenario, anzi ne approfitto. Anche tecnologicamente. Sì, ne approfitto a questo riguardo, se posso, per invitare i presenti e chi ci ascolta. Mercoledì prossimo alle 9.30 ci sarà appunto un convegno all'Archivio di Stato che ricorderà questa legge organica e farà un po' la storia la storia archivistica, ecco, del Regno delle Due Sicilie e anche oltre dell'Italia meridionale. Proveremo assolutamente ad esserci. Invece la causa della caduta del Regno delle Due Sicilie, un volume straordinario all'interno del quale però mi colpiva una cosa, la politica dell'amalgama. Questa qua io penso sia il nodo cruciale del volume, o sbaglio? Sì, il nodo cruciale è esattamente questo, la politica dell'amalgama. Di cosa si tratta? Due parole, si tratta dell'illusione, la pia illusione, diciamo pure in qualche caso in buona fede, ma assolutamente fallimentare, di riuscire a far convivere, amalgamare appunto, i burocrati che avevano servito per 10 anni sotto i napoleonidi, cioè Giuseppe e Gioacchino Murat, con il nuovo assetto dello Stato che veniva restaurato. Io a questo proposito parlo generalmente di mancata restaurazione, perché in effetti il Congresso di Vienna non riuscì a imporre una restaurazione vera e propria. Chi si è sempre battuto per contrastare questa politica fallimentare che faceva sì che rimanessero nel loro ruolo persone che avevano avuto un'idea completamente diversa dello Stato, cioè che avevano servito appunto con Napoleone, e il fatto che avessero questa mentalità rivoluzionaria tornerà alla luce nel momento in cui avranno la possibilità di rifarsi, cioè nel 1821. Nel 2021, nei morti del 2021, nel 1830, nel 1848, e finalmente poi riusciranno a dare la spallata al regno nel 1860. È vero, come ho detto, che ci sono degli agenti che negli ultimi anni del regno, diciamo dal 1848 in poi, lavorano per infiltrare la burocrazia e le altre sfere dell'esercito, però questo lavoro riesce in quanto sono rimasti al loro posto persone che avevano, erano state nutrite dalla mentalità rivoluzionaria che aveva imperato prima nel 99 e poi nel periodo appunto cosiddetto francese. L'unico che contrastò questo tipo di politica, ma fu ahimè messo da parte, quasi una Cassandra, un profeta inascoltato, è stato il principe di Canosa. Perfetto, e ci torniamo perché c'è un bel volume anche sul principe di Canosa. E invece volevo chiedere a Roberto Mauriello, dottor Mauriello, nel 48 ci furono dei moti per tentare di come dire, scardinare il regno. Fortunatamente erano accampati, acquartierati fuori dal Maschio Angioino un battaglione di guardie svizzere che riuscirono a evitare tutto questo, scesero dai quartieri spagnoli degli pseudo dissidenti, però erano foraggiati evidentemente da rinnegati e traditori. Una cosa che però mi colpisce è il forte legame con le armi, le innovazioni di questo regno. Chi dei re è stato più legato, secondo lei, dei tanti Borboni, intendo? Legato, chiedo scusa, alle innovazioni tecnologiche. No, militari. Alle innovazioni in campo tecnologico, sì. Militare. Sicuramente Ferdinando II era un re che amava molto i lavori di ingegneria di tutti i tipi. Cercò anche di modernizzare le forze armate, ma comunque senza dover intaccare il bilancio dello Stato come fece il Cavour in Piemonte. Quindi questi programmi andarono a rilento e quando il regno fu assalito da quella spedizione piratesca che va sotto il nome di Spedizione dei Mille,
si trovò praticamente a dover usare poche armi nuove accanto a moltissime armi vecchie, ma non fu questa comunque la causa della caduta del regno, perché militarmente le forze armate napoletane, dico napoletane perché in Sicilia il servizio militare non era obbligatorio, era su base volontaria, il servizio di leva esisteva solo nella parte continentale del regno, era in grado benissimo di fronteggiare quell'aggressione. Il problema, e mi rifaccio a quello che diceva l'amico De Antonellis, risiedeva proprio nella politica, nell'amalgama, cioè nell'aver riciclato negli alti gradi dell'esercito generali non solo vecchi anagraficamente, ma legati al vecchio regime di Gioacchino Murat. Anzi, se mi consente una battuta su Gioacchino Murat, perse forse l'occasione per essere un ottimo presidente della Repubblica, ma voler indossare una corona, lui che non discendeva da nessuna stirpe reale, da nessuna famiglia dell'alta aristocrazia, mi ricordo un po' il caso di Jean-Bédel Bokassa, chi alla mia età se lo ricorda, un dittatore ungolo del Centrafrica che si incoronò imperatore con una cerimonia che scopiazzava quella di Napoleone, causando il ridicolo e la caricatura molto ben riuscita all'epoca di Alighiero Noschese. Quindi forse Gioacchino Murat, che pure qualche riforma amministrativa valida l'ha fatta, perse l'occasione per magari per essere un buon presidente della Repubblica. Ma evidentemente l'ambizione rende anche gli uomini ridicoli, perché poi a un certo punto tradì Napoleone, che l'aveva messo là pur di rimanere attaccato a quel trono di Napoli. La interrompo un attimo. Prego. Perché il tempo è volato, noi non ce ne siamo neanche accorti. Io volevo ritornare su Antonio Capece Minutolo. E voglio dire, a me mi ha colpito, è un'accusa o una rilevanza storica? Si era imborghesizzato addirittura? De Antonellis. La domanda esattamente... È vero secondo lei che era considerato uno imborghesizzato? Il principe di Canosa? Sì. Lo sento tra le tante calunnie che sono state dette sul principe Canosa, è la prima volta che sento... Ma ha scritto tantissimo anche tra le Ha scritto altre cose. Tantissimo ed è una vergogna, mi permetto di dire, che sia così poco conosciuto. Sì, ma è poco conosciuto con perché lei. Siamo sempre all'interno della questione dell'amalgama, della questione, come diceva la dottoressa, della memoria, del voler cancellare quelle che sono le nostre radici. Il principe Canosa è uno dei pensatori politici più interessanti che l'Italia e l'Europa hanno dato. È stato considerato il capo della reazione perché, a differenza di altri pensatori tradizionalisti come Monaldo Leopardi, come Donoso Cortés, come Demetre e via dicendo, lui ha avuto un ruolo politico molto importante, così importante che è stato fatto fuori. C'è stata una congiura da parte del mondo liberale perché venisse messo fuori, perché ci si rendeva conto che lui non era soltanto un uomo di penna, ma era un uomo di azione. In quanto uomo di azione è stato appunto calunniato, descritto come un criminale, per cui è possibile che poi qualcuno l'abbia anche definito borghese, perché è cacciato, costretto ad andare via dal regno, cacciato anche da Modena, diciamo. Come? Un po' come Proto. Sì, solo che Proto si ritirò nei suoi... Io lo dico, perché sì, poi ritorna e capisce gli errori. Proto aveva insomma una sua potenza, diciamo, economica, che gli permise di vivere comodamente nella sua patria. Invece il Canosa era stato rovinato dalla rivoluzione e quindi fu costretto poi ad andare, visse molto poveramente, morì molto poveramente a Pesaro. Dimenticato ingiustamente perché, ripeto, è una figura di eccezionale livello dal punto di vista della programmazione, della visione generale della politica generale. E a questo punto, dato lui, vabbè, muore... Siamo in chiusura.
velocissimo. Sì. E, se mi permette, poi vorrei dire qualcosa ancora a proposito non di quel famoso... Non abbiamo neanche più un attimo proprio, bene. Velocissimo, mi dispiace dover interrompere così, noi faremo un'altra puntata sicuramente su questo tema. Io voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, appunto il dottore De Antonellis, il dottor Mauriello, il dottor Lorenzo Terzi e l'amico, permettetemi, Nicola Di Frenna. Prima, e la dottoressa Mendito, abbia pietà, mi sto veramente... Allora, prima di chiudere, volevo rilanciare, prego la regia di rilanciare il contributo Amoronus. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, fai anche tu una piccola donazione di 8 euro, vieni a ritirare il tuo panettone presso la sede della Fondazione Maria Guarino Amorollus, sita in Pozzuoli, via Pendio San Giuseppe numero 1, o presso i nostri punti ozono sparsi in tutta Italia. Aiutaci ad aiutarti, con soli 8 euro inizieremo una ricerca su cannabis, ossigeno, ozono, melatonina nel tumore del pancreas. Dai una speranza a chi oggi non ce l'ha. www.amorollus.it. Ci vediamo venerdì. Ale.